Ciao a tutti, sono Virginia Bagnoni, sono Hub Coach del Farmer Hub del Monte Pisano e vi presento l'utilizzo di polveri di roccia nel contesto dell'olivicoltura di collina. Le polveri di roccia vengono sempre più spesso impiegate in agricoltura biologica, soprattutto in orticoltura, viticoltura e olivicoltura, in generale per la loro azione corroborante e il potenziamento delle difese naturali della pianta. In olivicoltura l'impiego delle polveri, in particolare di caolino e zeolite, è efficace contro la mosca dell'olivo, Bactrocera aulea. Caolino e zeolite vengono utilizzati micronizzati, ridotti in polvere sottilissima, disciolti in acqua e spruzzati su tutta la superficie della pianta, con l'ausilio di pompe a spalla o automizzatori agganciati al trattore dove questo è possibile. La polvere si asciuga e resta applicata alle foglie e costituisce una barriera repellente che agisce disincentivando l'ovideposizione, sia perché forma questa patina che offre resistenza meccanica alla puntura, sia per un effetto di disturbo visivo per la mosca, amplificato dalla riflessione della luce che interferisce con l'orientamento dell'insetto e la sua capacità di riconoscere il frutto. Le polveri di roccia rientrano senz'altro in una strategia integrata di difesa preventiva che ha come obiettivo non la larva della mosca ma l'adulto e che parte dal monitoraggio dei voli, passa per la dissuasione delle femmine dal deporre le uova nelle drupe grazie all'azione della polvere e arriva alla cattura degli adulti con trappole attract and kill e all'eventuale trattamento con insetticidi naturali. Mi occupo di olivicoltura e produzione di piante officinali. Per quanto riguarda l'olivicoltura gestisco un migliaio di olivi fra Vico Pisano e Buti. Sto utilizzando polveri di roccia dallo scorso anno, ho utilizzato sia caolino che un talco e la zeolite. I risultati ottenuti sono sicuramente, anche perché ho ottenuto dai campioni di controllo in cui non li ho utilizzati, una protezione dalla siccità e dalla calura, soprattutto negli olivi piccoli, appena piantati, di 1 o 2 anni. Per quanto riguarda la produzione della mosca, negli ultimi 2 o 3 anni siamo stati fortunati effettivamente e non abbiamo avuto grandi invasioni di mosca dell'olivo. Lo provo, lo sto già dando, quest'anno mi concentro esclusivamente sulla zeolite con la lecitina come collante e ho già fatto un trattamento su tutti i 1000 olivi. Secondo me una protezione continua, soprattutto in caso di estati piovose con queste polveri, può essere molto utile. E la mia ambizione è proprio quella di utilizzare soltanto quella, abbinate all'inerbimento che mi sto rendendo sempre più conto, ma è un'opinione mia, ma non solo mia comunque, stiamo convincendoti sempre di più che l'inerbimento aiuta a proteggersi contro la mosca dell'olivo, non basta da solo ma aiuta. Io sono soddisfatto di questi tipi di trattamento sicuramente. Sì. Grazie mille a voi di questo bellissimo progetto.